Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Paki. Oggi andremo a lavorare sulla ninja, la mia ninja babe. L'andremo a smantellare tutta completamente, rivederla meccanicamente, fisicamente, esteticamente, moralmente. Però prima devo andare a cagarmi, scappa un botto, arrivo. Vabbè raga, nel frattempo iscrivetevi al canale, intanto qui ci vorranno all'incirca 30-40 minuti, quindi ci vediamo dopo. Umo! Ma chi? Dove sei? Dove sei? Non si può più cagare in pace che la gente ti disturba. Ho finito di lavorare, ho visto il box aperto, pensavo che venivi. Bella Umo. Ok, momento cacca finito, adesso raga è arrivato il momento della ninja. La andiamo a smantellare tutta, togliamo le grafiche e iniziamo a fare la guarnizione testa. Guardate qua, c'ho già un po' di robe, manopole, tappini delle frecce, filtro olio, un po' di pastiglie dei freni, delle viti di AliExpress, la frizione, le molle della frizione, le candele. Iniziamo a fare la guarnizione del coperchio punterie, perché come tutte le 636 hanno questo difetto che non si vede, dopo quando la smonto si vedrà. Da lì piscia tanto olio, perché è una moto troppo potente, non di merda, e quindi piscia olio. Piscia olio anche quello, ma questa perché è una moto di merda. Iniziamo a togliere le grafiche del cupolino. Però no, scusate, ma qui ci vuole una storia. Raga, è arrivato il momento della ninja. Le grafiche. Sì, ah. Mi faceva strano la parola grafiche, però è corretta la parola grafiche. Grafiche. Sì, è giusto. È arrivato il momento di togliere le grafiche una volta per tutte. Salutiamo tutti insieme la ninja babe. Si stanno strappando in malo modo, no! Minchia, bello pulito però. Dovrà parlare tutto, almeno non la devo pulire. Mi piange quasi il cuore, eh. No, però niente. Se si strappano tutte così un pezzettino per volta mi incazzo. La N di Napoli la togliamo. Allora, prendiamo il bisturi e iniziamo col bisturi a togliere le grafiche. Tanta roba, con questo vengono via in un altro modo. Allora, facciamo così un bel timelapse che le tolgo tutte, perché se no non so che c***o dire, non so come intrattenervi. Sapete qual è il mio problema? Che io quando faccio qualcosa, ad esempio sono qui, sto sistemando, vabbè, ve lo faccio vedere con la ninja. Ad esempio sto togliendo una grafica qui, mi sposto da questo lato, vedo che la mia mano è più vicina qui, allora vado a togliere un altro pezzo. Non è che continuo e finisco un lato, no, devo fare tutti i pezzi. Poi mi stanco perché vedo che non viene, no, invece sta venendo, e allora continuo. Se non viene, mi stanco e vado da un'altra parte, tipo a togliere questo, perché non so, il mio cervello è così, sono dislessico, non ci posso fare niente. Ah, sento il cupolino che si sta rigando. Ho rigato il cupolino. Facciamo che sul cupolino non ci andiamo con questa bella roba qui. Aia! Oddio, è partito via. Ecco, ritorniamo qua. Ah! Ah, ma mi sto distruggendo le dita. Oh. Oh, che figata. No, questa è vernice, questa è venuta. Ecco, come non detto. Vabbè, verniciamo tutto poi. Domanda. Ma se io... botta, ah, raga, non muovo più la mano, ah, che botta. Adesso mi tocca lavorare così con la cazzo, ah, moto di merda, ah. è passato, dai, è rilassantissimo passare il bisturi qui, il rasoio, come lo chiamate voi, per togliere le grafiche, cioè wow. Non mi fotti più, bastardo. Comunque questa serie non riguarderà solo la ninja, ma riguarderà solo la ninja. Vaffanculo, quella moto di merda non la voglio vedere. Raga, oh, è rilassantissimo questo. Oh, sto per venire quasi. Oddio, oh. Ma che figata. E molla l'osso. Madonna, togliere le grafiche così pezzettino per pezzettino è davvero una rottura di cariole. Perché su YouTube ci dobbiamo contenere. Si staccano i pezzi e si riattaccano. Ma state calmi, state al vostro... Vi immaginate che la GoPro che ho in testa non sta registrando? Cioè non posso neanche mettere il pezzo dove dico che la GoPro non sta registrando, perché non sto registrando. Quindi se non sta registrando e dopo guardo la GoPro e non ha registrato, cioè mi incazzo che prendo la ninja, la rimonto, rimetto le grafiche e rifaccio il video. Col cazzo! Tutta scritta Kawasaki. Guardate come viene via bene. Kawasaki, kikiwaki. Porca poi. Tutta la vernice che viene via, madonna. Che nervi. Sì, però se non spengo i fari, la moto poi mi muore. Ah, andiamo avanti col serbatoio. Sono già stanco.
se avessi scaldato le grafiche venivano via molto ma molto meglio. Mi piace fare lavori più e più volte, quindi lavoriamo più e più volte. La madonna, più la vernice che è venuta via che la grafica. Praticamente quando ho verniciato la moto ho verniciato di merda, perché sta venendo via tutto. In realtà ho verniciato apposta di merda, così per quando andrò a verniciare questa volta verrà meglio. Guardate, guardate, anche la vernice è diventata wrap, che viene via col seghettino qui con... Ancora non ho capito il nome di sto coso. Raga, mi sono rotto le palle a togliere le grafiche. Adesso togliamo tutta la moto. Togliamo serbatoio, plastica, cupolino, coso dietro. La smontiamo a zero. Lasciamo solo il telaio e motore e forcello. E forcellone dietro e il telaietto dietro e i manubri, i semimanubri, le piastre, il contachilometri lo lascio. Iniziamo già a tirar giù la sella, dai. Perfetto. Vediamo se c'è altro da smontare. Queste merde di... No, l'ho rotto. Qui non posso più la revisione. E togliamo finalmente gli specchietti e torniamo a farci fare le multe. Via uno specchietto. Dove infogniamo tutta la roba della ninja? Dove la mettiamo? 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 Qui. Una cosa che è inguardabile nelle moto sono gli specchietti. Che siano a manubrio, che siano a c***o in culo, le moto stanno bene senza specchietti. Confermate? Voi confermate o non confermate? Fatemi sapere. Io confermo. Altro da togliere, basta, posto. Cioè, le cose GoPro. Complimenti, però ma come lo tolgo? Usiamo il soffietto qua. Brugolina da 4 e iniziamo a togliere il cupolino. Che belle le viti. Un tempo erano verdi come questo verde. Adesso sono verdi sbiadito. Qualità AliExpress. No, in realtà no, non le avevo comprate su AliExpress queste. Però quelle nuove sono di AliExpress. E sono già sbiadite, quindi col tempo non sbiadiscono. Mi serve un contenitore per le viti. Eccolo qua. Volete vedere una genialata? Io piglio questo, prendo gli inserti. Ok, nessuno mi vede fare il coglione. Oh, vedo un cane. Ciupassi. Oh, what's up? Devi fare quello che... Io ti ho sparato, tu dovresti morire. Cioè, non è che... Tu dovevi proteggere questi, io li ho conquistati, come se fosse la bandiera in COD. Morto. No. Stava staccando. Madonna, che brutto. Non mi ricordo cosa stavo dicendo, ma si è scaricata una batteria della GoPro e adesso andiamo avanti con la ninja. Quello che vi dovevo dire non ve lo dirò più perché non me lo ricordo. Comunque, l'avvitato... Perché quando parlo succedono disgrazie? Madonna. Ma che cazzo? Chi è? Blu? Attacca, attacca, blu, dietro, dietro alle spalle. Granata, vai, girati, girati, cazzo, girati, blu, blu, è dietro di te, è dietro di te. L'ha visto. Blu, attaccalo, mangialo. Sembrano due cani deficienti che si guardano negli occhi e non sanno neanche cosa stanno pensando. Ma va cagare. Porca tra... Guardate cosa c'è dietro al cupolino della neve. Madonna, che è successo sto cazzo? Comunque, tutti questi testini fanno queste luci qui, che vedete. Qua ne va solo uno, poi la sistemiamo. Queste, normali e abbaglianti. Ah, e poi c'è anche questo lì dentro. Se tu sei una bella ninja, batti le mani. Che mongola, non è capace neanche a battere le mani stavolta. Se tu sei una bella ninja, fai l'occhiolino. Bravissima. Allora è furba. Lo sa di essere una bella ninja. Guardate le viti come si consumano. Penso che dalla GoPro voi vediate tutto dritto, anche se ho la testa storta qui sotto incastrata, perché è una figata questo obiettivo Super Max, Mod Max o come cazzo si chiama, Mad Max di obiettivo per la GoPro 10. Ah, è vero, la freccia. Forbice. Ah, peggiorata la situazione. Ma che cazzo vuol dire? Perché ho attaccato solo la massa e il positivo non cede la freccia? Questi qui sono i miei lavoretti alla cazzo di 4 anni fa.
Ecco a voi, praticamente, quando avevo comprato la Ninja, l'avevo comprata in queste condizioni. Anzi, ancora peggio, tutta la parte qui davanti non c'era e i fari non c'erano. L'avevo presa incidentata, a pochissimo, e me la sono rifatta tutta con le grafiche babe. Però l'avevo usata un po' così ed era tanta roba andare in giro. Sembrava quasi una naked. Adesso facciamo così, togliamo lo scarico, facciamo un attimo un soundcheck e basta. Sperando che si accenda, perché sono mesi che non la metto in moto. La Ninja è fantastica, parte sempre. Dunque, questo è l'Arrow. Si sente così. Anzi, non so neanche se si sente col microfono della GoPro. Sì, bello, interessante. Adesso togliamo l'Arrow e ve la faccio sentire senza, e poi ve la faccio sentire con lo scarico nuovo. Sentite la differenza. Lo scarico nuovo è l'SC, però non entra qua. Quindi togliamo questo e dai. Sentitela così. E ci sarà l'SC qui così. Mamma mia. Basta, basta, basta. Troppo casino. Arrow, sei stato bello, ma mi fai schifo. Raga, mi brucia gli occhi. Torno dopo. Togliamo tutti i raccordi anulari. Ma tu non ti dovevi togliere. Deficiente. Comunque vi faccio vedere, questi sono i quattro carburatori, guardate sotto, sotto ci sono gli altri quattro carburatori che sono quelli meccanici, questi sono elettrici, guardate, vedete? E ha 8 carburatori la mia Ninja, con la pompa a iniezione ovviamente, perché per gestire 8 carburatori serve anche l'iniezione. Questo motore qui si chiama motore a carburatori iniettivi, perché sono fatti così, ve lo dico io. Per sicurezza staccate sempre la batteria. Lo sapete che se mettete una forbice che tocca qui e qui non succede niente. Provate, provate. Se poi vi esplode qualcosa, però non guardate me, eh? No. Raga, mi sa che è successo qualche problema, perché non si accende più il quadro alla Ninja. Cioè non va neanche in moto. Chissà qual è il problema, adesso dovrò vederlo. Sicuramente non è la batteria, perché questa moto con i carburatori iniettivi si mette in moto anche senza la batteria, perché ha una batteria interna dentro le camere di combustione, e quindi questa qui di batteria fa solo le luci, non fa nient'altro. Però non capisco perché adesso non si accende. Allora, nel frattempo che voi non avete visto, io ho smontato anche il codino e basta, cioè ho smontato il codino, non è che ho fatto granché. Comunque, sono stanco. Vado in casa, dormo e domani vado avanti. Quindi ci vediamo domani. Per voi è una figata, cioè per voi le giornate passano così, a manate sulla GoPro. Cioè io faccio oggi è giovedì, poi oggi è venerdì. Ok, sono un coglione. Dai, ci vediamo domani. Oh.